essere un pazzo uscito dal manicomio. Il suo nome, prego. Lo chiede a lei. Non la conosce. Non mi conosce. Dopo 8 anni di matrimonio non mi conosce. Signora Garney, lasci che mi presenti. Sono David Garney, ovvero suo marito. No. E non state lì come se fossi pazzo. Sono io, David Garney. Jim, ti prego, vuoi dirglielo? Lavoro con quest'uomo da 4 anni, non è vero, Jim? Julie. Fred. George, vuoi dirglielo? Ditegli chi sono! Andiamo! Un momento, un momento! Allora, non sarei David Garney. Ve lo provo. Vediamo cosa dite adesso. Mancano la patente e la carta di credito. Dove l'hai messa? Aspettate! Un momento, un momento! Sono David Garney! Sono David Garney! Non mi interessa quello che dite, io so chi sono. Signor... Garney, Garney, David Andrew Garney. Non c'è bisogno di agitarsi. No, certo che no. Tutti mi dicono che non sono più chi credo di essere, ma non c'è ragione di agitarsi. Cosa si aspetta ora? Che mi rilassi? No, suppongo di no. Deve aver subito un bello shock, ma noi siamo qui per aiutarla, mi creda. Lei deve guardare i fatti. Vede, la persona che lei crede di essere non esiste realmente. È frutto della sua mente. Che le piaccia o no, deve aprirsi alla realtà. Ma a lei l'ha inventata. Non esiste David Andrew Garney. Sta mentendo. Ma su, perché dovrei? Non lo so. Perché non dovrei ne ho far... la minima idea. Adesso ascolti. Un uomo non arriva a 40 anni sapendo bene chi è e poi all'improvviso solo perché ha perso la patente. No, la patente non c'entra. Quella donna, la signorina Berenson, la donna che crede che sia sua moglie. No, lei è mia moglie, il suo cognome non è Berenson, è Garney, capito? Garney! Vedo che le servono ulteriori prove. Bene, gliele fornirò. Mi segua, per favore. Ha già conosciuto il suo vicino di letto? È Winston Churchill. Così pensa. Purtroppo, nessuno sa chi sia veramente. Bene, vediamo come posso provarglielo. Il telefono, mi faccia telefonare. Certo. Che numero? Vermont 82131. In cosa posso esserle utile? La linea esterna, per favore. Con chi parlo, scusi? Dottor Kozlenko. Pronto, Pete? Sì, con...